Siamo pronti a partire anche con i lavori dell'impianto sportivo La Zengarini. È un impianto naturalmente che appunto necessitava di interventi importanti. Ci siamo subito abilitati con dei progetti e quindi candidandoci a dei finanziamenti ministeriali siamo riusciti ad ottenerli. Abbiamo aggiunto delle risorse anche importanti comunali, perché ricordiamo ci sarà un investimento di 3 milioni e 200 mila euro all'interno di quell'impianto, con una soluzione progettuale che arriva degli ottimi risultati di integrazione di disciplina sportiva, proprio perché andrà a rendere quell'impianto un'eccellenza per quanto riguarda l'atletica leggera, ma nello stesso tempo ospitando altre discipline. I lavori naturalmente verranno svolti in funzione di un cronoprogramma che abbiamo già deciso con la ditta. Sino a dicembre il lavoro della società d'atletica, che appunto opera all'interno con tanti atleti, non verrà compromesso, perché potremo utilizzare sia tutta la pista circolare che il pistino invece quello che è laterale, e quindi verremo salvaguardati, perché l'area di interesse di lavorazione sarà proprio la tribuna dove andremo a fare uno smantellamento della parte interna di tutto il vano che è interessato dagli spogliatoi, i servizi igienici e anche i magazzini, e poi esteriormente di tutte anche quelle che parti invece contundenti che hanno sempre creato un grosso problema di sicurezza e di inagibilità della tribuna esterna. Poi procederemo anche con una riqualificazione di efficientamento energetico nel momento in cui rifaremo il cappotto termico, sostituiremo gli infissi interni ed esterni e andremo quindi a migliorarne poi l'attività in tutte le sue parti, proprio perché oggi, essendo inagibile la parte esterna, anche alcuni spazi all'interno non potevano essere utilizzati da altre discipline sportive che invece un domani potremo ospitare al meglio. A fine dicembre, quindi a gennaio, i lavori cominceranno ad interessare tutta la realizzazione e la sostituzione del manto sintetico della pista circolare. Quindi a quel punto la società d'atletica si sposterà nel pistino esterno e lo spazio invece verrà interdetto da tutte le lavorazioni, comprese le lunette sia a nord che a sud, e contemporaneamente a questo, quest'anno da ottobre-novembre partiremo anche con la realizzazione del nuovo impianto rettifilo che ne è a lato. Un impianto naturalmente molto importante, perché appunto porterà l'eccellenza indoor dell'atletica leggera e ospiterà altre discipline che oggi non erano qui comprese, e sono un lavoro molto pesante ed importante per la struttura, ma soprattutto per la città.